Coccotanica, gli stati generali, che ci fai agli stati generali? Perché la scorsa edizione era tutto al femminile. Beh, io credo che in questo caso abbiano voluto convocare la mia parte femminile, quella che attiene alla gentilezza, all'emancipazione, al senso di organizzazione, e credo che ci abbiano visto giusto, perché penso di essere quel pizzico, quella componente che forse è mancata l'anno scorso, ma per fortuna la storia mi ha reso giustizia. A volte vedi, la storia ripara i danni fatti in precedenza. Senti Rocco, quale sarà più precisamente il tuo ruolo all'interno degli Stati Generali? All'interno degli Stati Generali io affiancherò il nutrito e valoroso team di autori per escogitare 1000 e più battute e situazioni divertenti che possono andare da quello che sta per sedersi, gli tolgono la sedia, fa un capitombolo, che è un grande classico, ma non sottovalutate mai i grandi classici, ad altri ritrovati, in particolare in coppia con il collega Elio, che insieme alle storie tese nei panni dei sovranisti, ex scissionisti, animeranno le serate, daremo vita a questo duo di musicisti e musicologi che riparano i danni che sono capitati e occorsi durante i secoli di storia della musica. Ci chiameremo, abbiamo due possibilità, non sappiamo ancora come ci chiameremo, quindi posso regalarvi questo scoop. Noi pensavamo di essere o Totò e Peppino, ma senza nessuna relazione con il principe De Curtis e Peppino De Filippo. Così, Totò e Peppino, ci si può chiamare così anche se non si è gli originali, oppure Legge e Bacchelli, perché mi sembra molto bello che ci si possa far annunciare con al grido di signore e signori, Legge e Bacchelli, che è quella di cui fra poco noi usufruiremo come facenti parte del mondo dello spettacolo nulla tenenti, caduti in disgrazia. Quindi diciamo, al grido di forza con la disgrazia, siamo qui pronti ai blocchi di partenza. Grazie Rocco. Grazie a te e a voi.